La strage di Charleston combina la tossica eredità razziale degli Stati Uniti alla proliferazione di armi. Nei giorni immediatamente successivi al massacro, il presidente Obama ha parlato più di armi che di razzismo. Ogni anno oltreoceano vengono uccise mediamente circa 11.000 persone. Questi numeri e questo tipo di frequenza non si vedono in nessun altro paese avanzato al mondo. Ogni paese ha persone violente che odiano o mentalmente instabili. La differenza è che gli altri paesi non sono pieni di armi facilmente accessibili. È la 15ª volta che Obama è costretto a fare una dichiarazione simile a seguito di un massacro durante la sua presidenza. Nel luglio 2012, un ex studente dell'Università del Colorado uccide 12 persone in un cinema di Aurora. 6 mesi più tardi, uno studente di liceo di 20 anni, collezionista di pistole, uccide 26 persone, tra le quali 20 bambini dai 5 ai 10 anni, in una scuola di Newtown, nel Connecticut. La strage dell'infanzia apre una riflessione negli Stati Uniti. Per la prima volta il presidente viene esortato a proporre misure di controllo più severe sulla vendita e la detenzione di armi. Sarà più facile tenere le armi lontano dalle mani dei criminali e faremo in modo che i medici che si occupano di salute mentale abbiano la possibilità di segnalare potenziali violenze, anche se sappiamo che una persona con una malattia mentale ha più probabilità di essere vittima di un crimine che autore di un reato. Ma nonostante l'iniziale accordo bipartisan tra democratici e repubblicani per stabilire un sistema di verifica dei precedenti penali e dei disturbi mentali per la vendita di armi, il Congresso, dominato dai repubblicani, ha respinto la riforma. Lo sforzo più importante degli ultimi 20 anni negli Stati Uniti per contrastare la violenza armata si è dimostrato un fallimento. Obama ha denunciato l'influenza dei produttori di armi sui legislatori. L'ostacolo principale è il secondo emendamento della Costituzione statunitense che garantisce il porto d'armi. Negli Stati Uniti 2 armi su 5, il 40%, vengono vendute senza alcun controllo e se ne contano 88,8 ogni 100 abitanti.